Eccoci qua. Allora, ragazzi, non mi ricordo, non so il video quanto è durato quello precedente, però credo che è durato un po' meno rispetto agli altri, perché abbiamo fatto una partita che comunque è stata rapida, però è stata tutta narrazione, quindi teoricamente, dai, per non allungare troppo il brodo, ho evitato. Intanto qui non riesco a, cioè, esamina tutti tranne quelli là. Perché quelli là no, in alto? Ah, ecco, questo sì adesso. That looks good. Ah, vedi che posso rimuoverlo senza offesa. Very nice. Sono praticamente i poster cinematografici. Quindi posso rimuoverli. È una figata che li posso rimuovere. Vabbè, questo no. Però il resto, tanta roba. Stavo pensando una cosa. Abbiamo un po' di roba. Soprattutto qui. Allora, io avevo fatto Ghost Rider. Avevo già fatto questo. Blade è figo. Questo volevo mettere. Vedi, poi questi li voglio, voglio confermarli. Anche questa è bella. E tutti questi qua li voglio mettere, vedete? Eh sì. Vedete che sono belli questi qua. Sì, li adoro. Questi qua tre li adoro. Sostituirò tutti i quadri in zona. Questo è bellissimo. Capita a me che fa vedere spade, è bellissimo. Questo di Blade è figo. Carino. Questo è bello. Questo è proprio bello. Anche questo, dai, non mi posso allontanare. Questo è bellissimo di Capitan America. Quello di Wolverine, questo è stupendo. Assolutamente merita tutto. Questo è fighissimo. Peccato solo il costume quello che è orribile. Bello anche questo. Obbligatoriamente figo questo. Uno dei due, credo questo qui, perché è qua la scritta. Ecco, questo è un peccato che c'è Blade. Questo è figo con Ghost Rider. No, questo forse con Iron Man, non lo so. Questo con Ghost Rider è figo anche, il singolo. Questo è un Captain America, anche ci sta. Questo è bello. Carino. Questo è bello. Carino. Questo è pure bello. Vedremo, ci organizzeremo, ci organizzeremo. Bene. Ora. Una missione, c'è una cosa che abbiamo finito qui. Non mi fare danni. Ormai quello l'abbiamo usato, quello niente. Oh, you are gonna love this. Grazie, abbiamo praticamente finito tutto. How's it going, boss? Sometimes I even impress myself. Oh, finalmente vedete che abbiamo nuove carte anche per lui. E
Figo. Questo sarebbe figo. Perché questo lo dovrei usare quando prima, dopo, quando ho usato l'attacco, quello là a zero. Così faccio un altro turno. Applica un marchio applicato. No, va bene. Però... uno. Migliora forge. Migliora l'analisi delle, delle spirali gamma nella forgia. Ok, ok. Sblocca oggetti più. Ok, giustamente. E però tanta roba. Mi servono crediti qui per potenziare. Però siamo a un buon livello. Siamo a un buon livello, quindi non posso negarlo. Non posso negarlo. Siamo messi bene. Sia per la forgia, un po' di tutto, quindi tanta roba. Farewell. All right, Midnight Suns. Time to shake off the past and train to kick some ass. And we can't rewind the clock and change it, because Dr. Strange lost all his time travel totems in New York. Oh, so are we just gonna train the pain away? It works in every single boxing movie I have ever seen. Are we so desperate that cinema is our inspiration? We are ants to Kathan. We must fight together or we will fail. Focus! I agree with Blade and the Scarlet Witch. This is why we get our asses kicked out there. We're not Avengers. We're lucky to be alive. It wasn't my intention to insult the idea, Blade. Yes, training together helps us learn how to cover each other's blind spots. Imagine if Blaze decided to stick with us the whole time. We'd be unstoppable. Exactly, Robbie. It makes us stronger. I really don't want to say we are the Midnight Suns or anything like that. It's too cheesy for me. So just consider that general vibe expressed. Take all that big listening to each other energy and pretend we have to launch Spider-Man across a hellscape of demons and brimstone like he's a football. Yes, that's the spirit, everyone! Wait, why are we practicing that particular scenario again? Don't you just want to hop in and show them how it's done? Only if I can pick the training montage music. You seem like a 90s teen pop kind of guy. Maybe something with lots of cowbell. Ugh, disco? Just because you have adamantium claws doesn't mean you get to knock disco. Si stanno allenando moltissimo. Mi fa molto pi- Oddio. Nope. Mi fa piacere che si stanno allenando moltissimo. Allenati. Senti un po', che ne dici di livellare così faccio a livello 4? Evil doesn't take time off. Neither should we. Ma solo perché così possiamo usare il livello 4, solo per questo motivo. E non so se lo possiamo fare adesso. Cioè, in senso, non so. Scusatemi. My physique takes care of itself. Vai. Ready for more? Solo io? Ok. Chi era? Qual era la da potenziare? Non mi ricordo. Madonna. Ah, è vero, questo ancora non l'ho potenziato. Minizia. Cioè, avevo tutte le carte potenziate, ma avevo questa potenziata che è standard. Mamma mia, faccio schifo. Allora, vediamo un po'. A parte Capitan America, c'è qualcun altro? No. Ok, tutte cinematiche, ok. We finally restored satellite connection to Transia. Get it up on the screen, now. Hydra's fist grows tighter around Transia, and now Lilith's twisted children roam free. A glimpse into all our futures if we fail to stop her. Those people need to evacuate.
Are those Hydra soldiers blocking the bridge? Not just soldiers. That's... Hey, Captain Wonderboy! Can you hear me? I know you're hiding out in your little fun house, so listen up. No one's getting out of this country except in a body bag. Or unless you're brave enough to swap places with them. So what do you say? You man enough to face me? Anytime, Rumlo. Ok. Rumlo's taunting me, trying to get me to engage. He wants you to fight him. È una trappola. Going to Transia would play right into his hands. Giustamente. Yet I can't stay here and do nothing. Those people need us. Ti stimo. I can see this is tearing you up inside. But please remember, when it comes to any of these monsters, none of us must face them alone. We are here together, and we are on the battlefield together. The important thing is, we are together. Hai spiegato seccato? You know, when I was in Europe back in the 1940s, I met a young soldier that said something very similar to me. We were sitting together eating beans from a can. He looked me square in the eye and said, "It's all the same, you know. Us sitting here eating beans, us out there on the battlefield, as long as it's us and not me, I can face anything." That is a touching story. È morto, scommetto. What happened to that soldier? He was killed that same day. Peccato, ore dopo oltretutto, not a day goes peccato by proprio. That I don't think of him in some way. Ma lo immaginavo con Capitano. Including today. So then, what is your plan? My plan is to stop Rumlo no matter what. If he's gonna fight anyone, he's gonna fight me. After that, I'll make it up as I go along. Ok, qua reso dei conti con Rumlo's not going to get away from me again. Not this time. Comunque i nemici mi, non mi aspettavo così tanti comunque. Hydra's blocking our transports. Crossbones keeps taunting us. Do not engage, Steve. Sto un attimo guardando le missioni, ragazzi. Sempre difficile quello. Allora, andiamo sul sicuro. 20 e Capitan America ci dà pure un bonus. Però a sto punto, parlando di bonus. Anzi, te, quanto te manca? Ah no, è al massimo, devo livellarla. Devo fare qualcun altro. Sapete che facendo una missione da un pezzo che non la faccio. Che ne dici che ti mando te? È da un po' che non combattiamo. Non l'ho mandato da un pezzo a lei. Facciamo missione principale, così facciamo forse sicuramente dobbiamo affrontare Cross Crash Bones. Perché tra Bone Crusher e Crash Bones c'è simile significato. Spacca ossa, ossa rotte. Cioè, capito? La differenza è quella di significato, capito? Quindi lo sto astendo ogni volta come lo chiamo. Ovviamente Crush Bones vuol dire spacca ossa. Spaccatore di ossa più che altro. Crusher, capito? Crossbones seems very eager to see you. Let's see how he feels after I show up. My main concern is making sure the Transians escape unharmed. Taking care of Crossbones will probably help that a lot. Seeing Crossbones taunting those people makes me ill. Che poi è Cross. You know non there è Crash, only one Cross. Cure. Andiamo.
Madonna, inquadratura, ok. Do not stray from path. No. Facciamo già questa bella missione, così saliamo un po' di livello. Poi stasera o domani, cioè in senso in mattinata. You're dropping right into the heart of Transia. Don't let Crossbones turn those poor people into shields. Dobbiamo vedere adesso se riesco a giocare, magari. I'm getting angry just thinking about it. Rumlow's got to be stopped. We have a shot here at finally bringing him in. Do not let him get away. Lo posso catturare, quindi vuol dire che lo posso fare una sala di interrogatorio? Sai che pareata? Comunque stavo pensando, è la seconda volta che metto lui come personaggio. E dai che oggi questi sbadiglie. E sto facendo le ore piccole. È già la seconda volta che lo mettono in mezzo. Uno direbbe come. E anche Marvel's Avengers l'hanno introdotto come antagonista. Un rivale che con l'espansione di Pantera Nera. Che mi fa ridere. Non era un personaggio così tanto importante. Però da quando l'hanno messo in Civil War come antagonista, vi ricordate che l'hanno messo come Civil War? All'improvviso è diventato un personaggio che tutti ammirano o che più che altro adesso lo conoscono. Però è un antagonista nella norma, cioè i livelli di Shocker per farvi capire, di Rhino, di Spider-Man, cioè siamo a quei livelli in ambito fumettistico. Non è un nemico chissà quanto pericoloso, cioè è un cacciatore di taglie, cioè un mercenario a riesce, grazie. Invece ultimamente l'hanno reso, gli hanno dato molta importanza. Cioè mi fa piacere, per carità, però mi ha colpito che l'hanno messo molto in mezzo. Poi quello è proprio avido, lui è cattivo, cioè è un mercenario che basta che lo paghi e tutto felice e contento lui. Comunque cavolo raga, mi dispiace per gli sbadigli, però è tutta colpa delle ore piccole che sto facendo in ambito lavorativo. Sì, lasciate stare che sto registrando ogni santo giorno, però è più che altro che sono stanco e che non sto facendo ore piccole. Ma tanto ora mi ripiglio. Comunque non ho trovato ancora il laster egg dedicato a Moonlight, che tutto sto dicendo. Sì, Moonlight e Moonlight. Sì, Moonlight. E sarebbe quello lì. Della cultura egizia, che gli hanno fatto pure la serie TV. Per chi non la. Per chi non se lo ricordasse. O per chi non lo sa. Che la serie è simpatica, eh. Vabbè, è un personaggio molto isolato, cioè ha la tipologia di personaggi come quelli là di Ghost Rider, cioè è isolato, indipendente fra sé, può aver fatto qualche collaborazione con qualche personaggio, ma fino a un certo punto. Sì, lo so, ormai dico collaborazione, non più non una collaborazione. Madonna, quando poi mi scrivono cose strane nei video, sotto i miei video, ormai certe cose sono diventate delle perle, raga. Devo ringraziare, non mi ricordo chi era, non mi ricordo il nome più che altro, perché mi seguiva molto, ma da quando ha scritto quel collaborazione, ragazzi, si può fare una collaborazione, mamma, che poi trovo la scusa dicendo che era scritto male quel cellulare. Puoi benissimo modificare il testo, non l'ha mai modificato e quindi è naturale che dico con la borsona. Quindi è colpa sua, di quella persona che ha scritto quella cosa. Se qualcuno vuole andarla a cercare, non mi ricordo neanche in quale video di Star Wars era, di quale video di Star Wars di Battlefront. Anzi, vi confermo che sto cercando di organizzare con Grievous di fare le mie cover mettendo una mia personalità. Cioè, in che senso? Non farò mai, anche se dovrò fare un lavoraccio di questo tipo, però con 3000 e passa di video non lo farò mai, personalizzare tutti i miei video con le cover. Oddio, persone.
che cerco di scappare. Almost gotta give them credit. Almost. Fire! This is mercy compared to what's coming next. Besides, I wasn't talking to you! Wanna dance with someone, Rumlo? Dance with me! About friggin' time! Oh, però pure quelli dell'Idra, eh? Sono rimasti del tiro, dobbiamo ammazzare i civili, che cattiveria. Pure loro sono rimasti un po'... E beh, ci credo. Hanno visto una spietatezza disumana. Salvare i civili! Da quanto tempo che non salvo i civili, raga? Dall'ultima missione è stata con Spider-Man. And Crossbone seems intent on taking the locals down. La stessa missione con Venom. You can always count on Captain Voice down this posse to come running. Anytime they're screaming, nobody's to rescue. I'm not about to stand by and let you kill these people, Rumlo. Ora vediamo cosa possiamo fare. Però per favore non mi dare fastidio i capelli. Sì, i capelli mi stavano dando fastidio un attimo. Ecco. Beh, è ora di canale. Vabbè, ma non ci sono i, non ci sono bestie di Satana, quindi è tutto a posto. Allora, you had your chance to escape. This is a serious predicament for you. Your fate is sealed. Oddio, che cosa sto vedendo? Aspetta, fermi. Allora, mi spiegate perché tiene la maglietta di Midnight Suns? Maglietta Avengers? E vabbè. Andiamo a salvare uno di loro. I have cleared one of the innocents. Sono stato un po' stupido, però posso dire che sono stato stupido. A change in their approach. Per un banale motivo, perché te la piglierai male. Scusami, non avevo considerato che. Ho sbagliato io un attimo perché dovevo... Ho pensato a metà a far fuori quella che è pericolosa degli altri e me ne sono scordato già che mi lanciano l'attacco. Aia. Appunto, ora capito? Perché ho detto che ho sbagliato. Ma tanto si concentrerà su Captain America. Quindi devo ricordare di spostare ogni volta Captain America dalle situazioni. Ok, scudo, vedete? Mi sono protetto, così faccio male. Anzi, vuoi resistere oppure cosa della resistenza. Requesting medivac. Take them out. Madonna, sovraccarico. Allora, attacco a chi? Ok, però fermi tutti. Ah, ok, vedete, ok, ok, fermi tutti. Andiamo con ordine. I don't need to prove anything to you. I just like watching a bunch of so-called heroes squirm.
You will answer for these crimes, one way or another. Ooh, shaking in my boots over here. Un secondo, raga, scusate. The light will heal you. Curati. Sei fuori di livello, oltretutto. How invigorating. Scusami, ma avevo bisogno di sta cosa. Hail. Salviamo il civile. You are free. Leave this place. Happy to help. Ah, per proteggere, bello. Ok, ora giochiamo sul far male. Così quello guarda quanto muore dopo. I'm going in. Target confirmed. Morti tutti, eccetto lui. Cioè, morono tutti praticamente. Contrattacco. Next time I won't hold back. A voglia fa. I have spotted enemy reinforcements. Vabbè. Ah, vedi che si sono aumentati a 5. Allora, how many times has it been now, Stevie? How many fights over the years? Think I've lost count? If I had known it would have come to this, I would have made sure to finish the job last time. Sì, prima almeno a questo per sapere qualche notizia. E poi andiamo a salvare lui. Dai. Salviamo. Bravo. Ora te vai. This one is clear of the debris. Ah, finiscile, a posto. Allora, questi morono. Let's do it. Tell him who sent you. I am impressed. You'd think after 80 years of failure, Hydra would throw in the towel already. Qualcosa tanto colpisce a tutti e è rimasto solo uno. Contrattacco. Ah no, ah giusto, è finito il contrattacco, ormai l'attacco è finito. Questo è meglio tenerlo per sicurezza.
Vabbè, però io volevo. Lo so che il nemico c'è insufficiente. Ma mi stai prendendo in giro? Vabbè, senti. Proprio quel poco. Andava. Mamma mia, ha sbattuto. Da interrogatorio? No! No! No, aspetta. No, di nuovo. È successo di nuovo lo stesso bug, raga. Devo ricaricare dall'ultima cosa, aspetta. Dai, ha sbattuto lì ed è finito. Neanche giù, è proprio. È la seconda volta che lo becco sto bug. È la seconda volta. Fine turno. Ma dai. Cioè, è bellissimo. È proprio. È la seconda volta che mi succede una cosa del genere. La prima volta è stato con Cybertooth, bellissimo. Mi è venuto da ridere quando l'ho visto precipitare nel sottosuolo. Vabbè. Vabbè. Dai, tanto era solo un tizio. Dai. Tanto so che dobbiamo affrontare Crossbones. Non è così pericoloso quanto uno può pensare. Però teoricamente abbiamo sempre due. Abbiamo due nemici a affrontare. Però non ho capito Venom se poi ritornerà o è stato sconfitto letteralmente. Perché comunque è caduto dentro una cacchia campana. Alla fine l'abbiamo abbandonato. Cioè, allora la prima volta. Poi l'abbiamo sconfitto e c'è stata quell'esplosione. E Venom è scappato via. Però non si è capito. Scappato in che senso? Quello che non è stato chiaro. Ah, è stato prosciugato involontariamente dall'energia di Lilith e è tornato normale ed è scappato. Non mi è chiaro. No, non credo. Perché tutto quel coso del potere nel simbionte è di Venom, quindi boh. Però credo che lo becchiamo solo a New York, quindi se facciamo una missione la possiamo ribeccare. Non l'ho capito. Stessa cosa. Cybertooth dico che è morto completamente perché si è infilzato con la spada e cose varie. E beh, ed è morto. Però era demoniaco, quindi non lo so. Quando un essere deve morire deve cadere a terra morto. Però era posseduto, quindi non lo so se era un'anima corrotta e quindi ritornerà normale dopo che Lilith viene sconfitta. Stessa cosa va per Venom, stessa cosa, non ho capito, Ghost Rider, la sua anima, secondo me, essendo un patto del diavolo, a voglia fa che muore in così. Non l'ho capito. Ho dei seri dubbi. E devo smettere di sbadigliare. Scusatemi davvero. Muoi piglia schiaffi, però. Il prossimo sbadiglio. Schiaffi. Allora, io so un attacco da fare. Che già ho visto che le carte non mi hanno aiutato. Quindi ho dato una spinta per ucciderlo, sconfiggerlo. Ora vediamo, per favore, perché dovrebbe essere rimasto sul mio turno. Salvataggio del mio turno, quindi ho solo un attacco a disposizione. Appunto. Ah, ecco, me l'ha fatto, vedi, quello non l'ho sconfitto. Ok. It's you and me. Niente. Ah, si era buggato perché c'era la cosa che doveva interrogarlo, invece adesso no. Poi come scappa questo? Got a little surprise for you, Hunter. Blast from the past. For real.
I thought that thing died with Faustus. I kept a few around for special occasions. Crazy old bastard be smiling in his grave right now. If I left you something to bury... You'd blow us all apart with that thing? Just to keep these people from leaving? And you thought Faustus was mad? Orders are orders. Come on, Rumlo. This is way past wrong and you know it. What the hell has gotten into you? Exactly. If that device detonates... We lose the bridge. We lose everyone here. We end this. Now. I was hoping you'd say that. È completamente impazzito. Non sta proprio considerando che... Ok, sconfiggi il crossbones, sconfiggi il crossbones prima che la bomba esploda. What was it you said? You regret not finishing me off before? Put up or shut up? I think I'm gonna carve that one on your tombstone! You want a showdown, Rumlo? You got one. I would be more worried about that bomb. Hack the interface console, and you might be able to delay the blast. At least long enough to deal with crossbones. These computers are not my specialty. Dai. Colpisci il compagno a fianco. Uno. Due. Perché sprecare? Perfetto. Pure l'interrogatorio. Target confirmed. That's the stuff. Andiamo. Dai, non mi scattare con le scene più belle. Dai, ecco, guarda, mannaggia, scatti. Peccato. Vabbè. Madonna, la capocciata gli ha dato. Vabbè raga, pazienza per il bottino. I due scemi. Ok. Hope you learned your lesson. Ah, ha accumulato la difesa, avete visto? Bene. Al prossimo turno fa molto male. Got you on lockdown. Ah, scudo. Contrattacco. Mamma mia, come ti ha steso. Rinforzamenti. Ok. As much as Crossbones has earned a good thrashing, I would really keep an eye on that bomb. We're handling it. Let's settle this.
I am impressed. Perché gli fa un bell'interrogatorio? Eh? Bello. Ok, vai. Adesso non è il momento. It's over for you. What's this? Dai, vati. Oh. Bene. Prossimo. Rinforzi in arrivo, ci dovrebbe ripigliare anche Crossbones. Carta. Crossbones si dovrebbe ripigliare, perfetto. What was the point of all this, Rumlo? Is this what Lilith wanted from you? Chaos? Here's a little secret for you. I stopped caring what Lilith wants a long time ago. Then why serve her? I don't serve anybody. I work for Hydra, but I don't even know what they are anymore. And this is your sad attempt at a blaze of glory? You got it, pal. And you better to go out with me, but you. That is one way of making your presence known. I'm going. So that's how that works. Ah, ecco, mo mi esce la carta che dovevo. Your time has come. No, ho sbagliato. Vabbè, ho sbagliato. Let's get it on. You're gonna hold still one way or another. Ha! Okay. It's gonna take more than that. Oh. You're finally done. They're sending in reinforcements. It's no wonder he set that bomb on such a short timer. He never had any intention of leaving here. The old broad on your psychic radio gets it. Un secondo, raga. È una situazione un po' più critica del previsto, eh? Lo so. Mi piace solo che ho dovuto fare un atto sta cosa, raga. Per forza, raga. Mannaggia a te. E ho sbagliato. Ecco, mo ho messo lo scudo. Trust me, that ain't right. Ecco, trastornato, cavolo. How about we go a few?
ancora? Ok, ora sì che posso dire che si è fatto male. Ancora, tu ancora sei... No, vabbè, dai, l'ultimo non me l'aspettavo. Vabbè, aveva provocato, però ha provocato a quelli, da lui, non doveva provare. Vabbè, teoricamente va bene, però... It's too bad your friends have to go down with you. You won't have to carry them on your conscience for long. We came here by choice, and we will all leave together. Heroes never say die, right? Vabbè, ma non mi interessa. Here we go. You don't look so tough. You sure you're up for this? C'è te con lo scudo, però. I'm back in the saddle. Nuovo bersaglio. Ok. Vedete, devo ricordarmi sta piccola cosuccia qui che posso curarmi ogni tanto. So io che me ne scordo, però, I'm gonna rip you a new one. Il problema sono sta quelle granate. Un'altra lesione. Donna poverina. Le sta prendendo, eh. Un crash al primo impatto l'ho steso subito. Al secondo mi sta dando fastidio. Prossime run, nelle altre run. I guess even Lilith needs a few sleazy mercenaries to fill in the gaps. Datemi un secondo. They can't all be real villains. Un secondo. Scusatemi, causa lavoro. Allora. Ah, dicevamo. Ah sì, giusto, farà fuori a coso. Oh, l'abbiamo vinto. I'm on. The bigger they are, the harder they fall. Ah, ce l'abbiamo fatta. Avevo paura che poi aveva due terra. Did that actually work? You can never really tell with these things. Ah, screw it. The core! It's overloading! No wonder the old man kept this all buried so long, Carl Rogers. Stop rambling and hang on, Rumlow. He must have known this would happen. Always was one step ahead of everyone. Except for you. Why don't we talk about this when... I'll say hi for you. When I see him. Don't! Hail Hydra! Ormai è corrotto dal Hydra, praticamente. Perché è altro un concetto di idealismo. Not in my lifetime. Ha salutato, però gli ha dato il
Beh, a me è servito a qualcosa. Ti ha dato una chiavetta dell'Hydra, cioè, hai capito? Hai Hydra, però intanto gli ha dato una cosa importante. Non me l'aspettavo. Interessante. Interessante. Questo mi è piaciuto. Poteva essere 3 stelle, però va bene così. Interessante. Come mai Cross ha voluto dargli... cioè, poteva benissimo... Boh, non l'ho capita. Ma forse che la Hydra... Forse l'Hydra sta capendo di aver forse esagerato? Forse ha capito che effettivamente quello che sta succedendo è peggio del peggio? Non lo so. Non l'ho capito. Ne dubito. Vabbè, l'Hydra comunque vuole dominare il mondo, non distruggerlo. L'Hydra è soltanto un pezzettino degli eserciti che poi andrà tutto a quel paese. Se ne andrà perché arriveranno solo demoni. Mi ha colpito, mi ha sorpreso un attimo il fatto che gli ha dato una chiavetta dell'Hydra. Dove magari ci sono tutti i dati più importanti e roba simile. Comunque ha un concetto ideale, comunque è un concetto di idealismo. Cosa si suicida, tra virgolette, ma credo che è più che vivo, voglio. Cade nel vuoto, ma uno come quello ha 9 vite come un gatto, quindi è difficile. Vedi, i personaggi, quelli che muoiono, che tecnicamente si è sacrificato, si è suicidato, non hanno una morte diretta, cioè che si vede che muoiono. Ti lascia nel dubbio. Venom non si vede più ed è scappato. Poi abbiamo... per far capire un altro personaggio, Sabretooth viene ammazzato, tra virgolette, però a posto di morire a terra, accasciato, svanisce. Stessa cosa abbiamo ora Crossbone che cade nelle tenebre, o comunque nella nebbia, quindi niente di più, niente di meno, quindi non vedi che muore a terra, crolla, caduto, morto male, no. No, sono morti non apparenti, cioè non sono visibili al 100%. O sono visibili, però non danno sensazione di morte. Ghost Rider, stessa cosa, è caduto, hai visto la mano? No, beh, ricordate che c'era la mano a terra così, e poi si sgretola. Ma non è una morte del tipo, rimane così morto con la mano e ti fa capire che è ormai Blaze è morto. Non sei capito? Ripeto, ci stanno delle cose che mi stanno a puzzare. Nerina, vuoi uscire? Che cosa vuoi fare? Mi devi rompere adesso le scatole? Buongiorno. Intanto sta caricando, sono in parte curioso. E dai che... proprio schiaffo proprio, non posso sbadigliare ogni santa volta. Da ridere una cosa, scusatemi. Normale. Ecco, e mo si è rimessa a posto. Sto pensando. No, niente, vabbè. Stavo riflettendo. No, sul... boh, vediamo. Ma secondo me non ci sono morti al 100%. Ritorneranno. Ok, sempre nella lore di un videogioco, quindi... prendono paro paro ai fumetti, ma nello stesso tempo è una storia tutta loro. Quindi, fino a un certo punto, capito?
Ok, scusatemi, c'è un problema qui. Ok. Devo parlare con lei. I wouldn't have guessed we'd become such fast friends, Hunter, but I welcome your company. Dai, smettila adesso. So perché stanno caricando le battute dei personaggi. Per favore, non è il momento. Oh, quando devi caricare le battute dei personaggi, perde tempo. Non lo so. Vediamo qua che cosa succede. Time for Agatha's ritual. Certo che ce la sentiamo. Dai, succede. Vediamo che gli facciamo un bordello. Are you ready? Are you? I'm prepared as I can be, and I'll have some additional help. Who? Agatha asked me to recruit a few of the others. Me lo spoileri, no. How many people will be joining us? All the Midnight Suns, Doctor Strange, and Logan overheard me talking with Nico and decided to come along. He believed you? He said, I've seen weirder stuff in my day. But he used another word for stuff. Ecco, vedi, questo era uno spoiler, perché doveva dire chi hai reclutato e poi doveva starci questo. It is hard to believe everyone just agreed to this. Agatha had me tell them what only she could have known. Except Strange, he came without question. He had a twinkle in his eye, as though he already knew. Allora non lo facciamo aspettare. Vuoi scommettere che sarai l'unica che non sa un cacchio e quando succede tutta sta cosa ci rimane una merda? Mizzica, quanti ne sia... Ah, siamo ritornati tutti qua, che bello. Parla con... No, con calma te. Voglio parlare prima con gli altri. Però vorrei parlare. Che ne dici? Keeping secrets, eh? That's Agatha for you. Between you and me, I knew she wasn't really gone. Mi fa molto piacere che... How so? Agatha always had a backup plan. I used to say she could cheat death at cards. Never thought I'd be right. Ah, Hunter! My anticipation for this moment was boundless. You knew about her ghost? I sensed her energy, and I knew she wasn't a hostile spirit. Why did you not say anything? I could always trust Agatha to have an elaborate plan. I surmised she would enact it when necessary. Guarda come parla. And so she has. Guarda che bastardo, non è vero, si sta parlando il culo, non è vero. Don't know how this is possible, but I'm not surprised. Why not? You and Wanda working together. What can't you do? That's not an expression. If I wake up tomorrow and there's a second moon in the sky, I'll assume it has something to do with you two. A te dopo, voglio parlare prima con gli altri di Midnight. So here we are. I cannot wait to see Agatha again, and for Wanda to bring her back. She told me she could never have done this without you. Once again, you help Wanda restore herself. You are good for her. Not everyone has that when the world around you is bleak. Thanks, Magic. What are friends for? That was not rhetorical. Sometimes I wonder. Maro, scusate, che all'improvviso ho sentito rumori molesti e fuori. Non so se so canti natalizi, però è fuori. So, I'm a little pissed at Perché? You. I could not tell anyone about Agatha. Not that.
Here, I was thinking you and Wanda were gonna be a thing, but no, that was all a ruse. Anything is possible. We're about to restore the spirit of Agatha Harkness, so I guess you're right. Allora, piccola parentesi. Se qualcuno ha capito, Nico è lesbica. Se non l'avete capito, adesso lo sapete. Hey, Hunter. Thanks for doing, all of this. Do you know what we are doing? No idea. So, why are you here? Why else? To support you and Wanda. Oh, and Agatha too. Thanks, Robbie. Of course. When Agatha's back, she'll want to see some familiar faces. Happy to be one of them. È tanta bella roba quello che sto facendo. Oh, guarda che è una bella lore, mi piace. Fammi parlare con te. This is it. Hunter, I never asked. Are you all right with this? We need every edge in the battle against Lilith. I'm glad you understand. What comes next is bigger than any one of us. It's a gamble we have to make. That doesn't mean I like it. If this doesn't work, please don't let Sarah know. She shouldn't have to lose me again. I understand. But it will work. Wanda knows what she's doing. I believe in her. Allora, per quanto il gioco ultimamente un po' bastardo e... Besides, I'm Agatha Harkness. The world won't be rid of me till I'm ready to go. Ok. Posso dire una cosa? Per quanto il gioco sta facendo un po' lo stronzo, il gioco sta facendo un po' il bastardo. A parte che credo che Sarah non noterà che manchiamo un bel po' di personaggi. Seconda cosa. Il gioco è disgraziato. Se non che abbiamo vinto mo' la prima sfida, lo scontro, secondo voi qua non succederà che qua falliamo malissimo? O che Sarah bloccherà tutto e succede il peggio del peggio? Io spero di no, perché non voglio dare per scontato sta cosa, però. Everyone's here. We're almost ready to begin. Però comunque se è interessante che Dr. Strange ci darà un supporto di energia. The braziers indicate the ritual boundary. Once you light them, we can begin. No, i braccieri credo che sono acquistati degli elementi. I braccieri sono attivi, che sono i quattro elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Quindi è normale che ci devono stare. Quindi per forza. Non mi vado a spiegare il perché. Sicuramente è una questione materialistica, più che materiale degli elementi, elementale. Quindi è un altro discorso. Però non mi va di starci appresso. Quindi andiamo in diretto, sono molto curioso. Potrei anche... Anzi, faccio così. What do they have to do with the ritual? Vediamo quel rituale, se è corretto, quindi dico. They mark the ritual space. As long as nothing crosses the boundary, we should be fine. Ah, quei calici. And if something goes wrong, ah, limiteranno i danni. Ok. Avevo capito che erano quegli altri cose, ok. Detto questo, perché abbiamo tutti questi personaggi? Abbiamo Nico, che pratica la magia del sangue. Lei, la magia del caos, la cara Wanda. Noi, la magia delle tenebre, dell'oscurantismo, tutto oscuro, eccetera. Magic, demoniaco. Demoniaco, a parte dei portali, ma demoniaco. E infine abbiamo Dottor Strange. Uno dirà, e Dottor Strange è uno stregone, pratica le magie mistiche, quelle antiche, può facilmente aiutare per questioni di... Cioè, praticamente hanno tutti i buoni elementi per dare supporto a vicenda. Lei da sola è successo un patatrack, perché aveva un'energia mastodontica di gestire. E con ciò... Ah, devo accendere il calice? Accendi la torcia. 1, 2. Scusatemi. Insistiamo con i fuocolai qua. Ma qua parte un burzum che non ci ho sonno mai, raga. Ecco, ora parla con me. Ah. Di nuovo.
This will work. We will get her back. Agatha or Wanda? Yes. This is it. It's a good night for it. How can you tell? I'm a witch. I have, like, witchy senses that tingle. Witchily. Perché sembra che sembra? You are making this up. I have a good feeling, okay? Just get on with it. But lol, okay, andiamo. Fires are lit. Any last words before we begin? Once we start, there's no going back. Let us begin. Siamo tutti pronti, non possiamo perdere tempo. Stand back and make sure nothing disturbs us. The Grey Seneschal is a finicky ritual. Mo c'è, se arriva Sara all'ultimo, guarda, mi incacchia. Agatha Harkness, can you hear me? I can. The Grey Seneschal extends a hand. Shall you take it, knowing it may lead to your destruction? I shall. Do you willingly sever your bond to this world, knowing it may lead to your dissolution? I do. And will you open yourself to the Grey Seneschal, knowing it may lead to your possession? I will. Spoken, witnessed, and sealed. I can, I will now begin. Steady, Wanda. I call upon the Grey Seneschal. Seize the spirit of Agatha Harkness and deliver her into this world. It's her. Oh, I can see her. I can see... Agatha? Che pareva. Sarah, wait. She did not want you to find out like this. How are you here? I couldn't find a keepsake. A simple spell said it was here. The locket. Wanda stole it. I nearly caught her outside my room, didn't I? Wanda was the lookout. I am the one who stole it. Why would you do that to me? Agatha asked me to. Asked? Why would you pull her back from her final rest? You should know better. Sarah, she never left the Abbey. She has been here for months. Then what are you? The Grey Seneschal. I won't let you do this to her. Sarah, wait. Wanda won't destroy her again. Sarah, no. What have you done to her? Nothing worse than what you've done, Sarah. Agatha? You were the worst thing to happen to me. Oh, how I loathed our time together. Che è successo? It took death to finally free me of your insipid... This isn't Agatha. Reveal yourself. Hello, sweetling. Mephisto. Release Agatha. We have no quarrel with you. I have quarrel with him. You want me to simply give you this withered ectoplasm? Calm now. Someone must know how this works. It's always the same with you. The devil is here, and he's ready to bargain. Ah, the hairy little creature remembers how it works. No bargains. Release Agatha. Right now. No, no, no. I'm willing to make a simple trade. Give me Iliana, and you can have this vecchio spirito usurato. Questo vecchio spirito usurato.
Sapete che è difficile? Ma guarda come è bastato che ha approfittato dell'occasione di... mentre ci stava il transito di entrare in mezzo. Mannaggia Mephisto. Mephisto è stronzo, vabbè, normale. Allora, assolutamente no, perché non lo voglio negare, perché non avremo più lei. Stai mentendo, lui dirà... sono il diavolo. Non menterò mai. Voglio mentire io al diavolo stavolta, l'ho fatto. Fine. Don't lie to the devil. It's embarrassing for both of us. I thought you were the true power here. But if you have no hold over the Queen of Limbo, you're as useless to me as this wizened phantasm. Wait, I will speak with Ileana. Good, good. But don't take too long. If you delay, I'll melt this shriveled spirit. There is little to say. Ileana, I am just stalling for... Shush. There is little to say because I know how to push him out. What is the plan? If I banish him directly, he takes her with him. But if I channel my power through someone close to Agatha... Wham! Sucker punch! He loses control, I banish him, and Agatha stays behind. Then why have you not done it already? Channeling my power through a person. Giustamente, pure ragione. Scusami, c'è una spada là che è invisibile. Solo ora l'ho notato che manca la spada. I can only offer myself. Hunter, this is quite dangerous. Sì, non voglio mettere in mezzo altri. Decisamente sì. Come hai visto, ci penso io. Ma io faccio il culo così. Ridammi Blaze oltretutto. E guarda, mo ne parliamo, eh. Dottor Strange non si offrirebbe mai per una situazione così critica. Tanto il nostro personaggio deve accusare i colpi. Quindi a sto punto mette in mezzo lei. E perché non parte? Ah, ok. To save Agatha, defy the devil and keep you from his clutches? Of course I am certain. You are a fool. But you are the best fool I know. Give me the signal when you're ready. Enough deliberations. Do we have a bomb? Magic, what do we say to the devil? We say... The devil can go to Agatha? Sarah, you can hear me? And see you. What, no kiss? And that's how I know it's you. What you've done here, to bring everyone together, it's... It's not enough. I've never been more delighted to tell you how wrong you are. This is so much better than we'd expected. We just need to finish it. We? Does that mean you'll stay and help? You thought I did all this to say goodbye? Oh, Sarah, you're hopeless. Not anymore. Look at that. Hunter, would you mind walking with me? They deserve some privacy. Nico si può incelosire. Figura, sono poi un capo proprio male. Indeed. Yep. Agatha's back. It worked. We do well together. I was thinking the same thing. So what now? We should let them catch up.
Agreed. See you tomorrow. I'm going to bed and don't plan to set an alarm. Molto bello. Però, oh, Mephisto rompe le scatole anche quando non è il suo, non è l'avversario di turno, eh. È interessante. Ma Mephisto è sempre stato così. Ma Mephisto è entrato in mezzo perché c'è questo problema con Lilith. E lui sa che può essere un bel problema. E secondo me vuole rompere scatole proprio per questa cosa. E secondo me lui già ha percepito che ci saranno dei grossi problemi. Over and out. Late night, huh? As long as there are people still in danger over there, I wouldn't be able to sleep even if just I tried. Time. That's kind of the downside to being a hero, I guess. When you know you can make a difference, it's hard to shut that off. I don't have anyone in my life, so these poor, helpless civilians become my only focus. It can be lonely sometimes, but I guess that's my lot in life. Yeah, forget the hero's journey. This is kind of like the hero's curse. Bella conversazione. We aimed high and we hit our marks. Allora, 20 punti esclamativo. Ma no, tutti quanti, bello. Oh, che bello che finalmente questi parlano fra di loro. La soddisfazione, raga. Mamma mia. Ci sei riusciti, parlo con te prima. You kids actually did. Io vivace. Agatha's back. Ci sta. This place already feels more lively. So to speak. E perché giustamente con Agatha poi inizieranno a parlare, a fare. Poi Agatha, da quello che ho capito, è molto più allegra come personaggio rispetto a, quindi. And all is as it should be. Miss Maximoff acquitted herself with aplomb, as did you and Miss Rasputin. Are you concerned about Mephisto? No more than any other day. Mephisto potrà diventare un bel problema, raga, in futuro, eh. Ve lo dico. Mephisto, secondo me, nei prossimi capitoli, se risolviamo proprio Lilith, lui approfitta del casino e cose varie. A good leader always endures for the sake of others. Please do not take such a risk again, especially considering the condition of your collar. I can't thank you enough, and I'm certain I will over the coming days. But right now, do you mind terribly if I catch up with the love of my life? And afterlife. No, no, va bene così. È una minaccia. No, non ha parlato. Vabbè, andato. Sono contento, sono contento. Bella, bella lore, bella lore. Mi è piaciuto. Il fatto che Mephisto prova a entrare in mezzo ogni santa volta, però, eh. L'unica cosa che non riesco a mettere quel cacchio di qua. Io voglio mettere un dipinto là, non riesco a me. Cioè, mi dà quello e non mi dà questo. Però se mi allontanassi un po'. No. Cioè, questo me lo analizza, ma non analizza questo. Ma secondo me c'è un errore di personalizzazione stanza. Quello sono io. Vabbè, va bene così. Andiamo a dormire, ragazzi. Abbiamo fatto tanta roba. Tanta bella roba. Scusatemi. Scusatemi. Ho detto lo sbadito. Ma io mi faccio un altro bel caffè fra poco. Ne ho bisogno. Mi servono zuccheri. Ho ascoltato anche. Raga, io mi è rimasto un'espressione facciale nello stop dell'immagine che voi non avete idea. Io la sto guardando e stavo sbadigliando, però ho tenuto i denti così per non sbadigliare. Brutto.
Vabbè. Oh, grande, tanta roba. Bene, ragazzi. Ora finalmente Agatha può girare per fatti suoi e tutti la possono vedere finalmente. Messaggio privato, giusto, c'è stata tanta roba perché abbiamo aumentato l'amicizia, mo tutti parleranno di cose. Però io la staccherei qua. Che ne dite? Qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. Bella ragazzi.